Ma ciao a tutti e bentornati qui su Apple Caffè. Oggi voglio presentarvi una cosa che farà impazzire tutti gli utenti Apple Watch, specie quelli che vorrebbero ogni tanto cambiare il look, cambiare lo stile del proprio amatissimo orologio Apple, ma non vogliono spendere una fortuna visto che hanno speso già abbastanza per comprare l'Apple Watch, no? Si sa ormai da un bel pezzo che non esistono in commercio soltanto i cinturini ufficiali Apple che tra un po' costano tanto quanto l'Apple Watch intero. Ho spesso mostrato nel nostro sito applecafè.net varie alternative, spesso in un'offerta praticamente regalate, praticamente te li tirano a prezzo, di cinturini Apple Watch assolutamente compatibili e neanche male a livello qualitativo, a un prezzo veramente irrisorio. Casi in cui vengono dati in offerta al di sotto dei 10 euro, oppure anche intorno a una ventina, poco meno di 20 euro. Insomma, le scelte sono comunque tantissime. Ovviamente non stiamo parlando di oggetti in oro vero piuttosto che in acciaio inossidabile di chissà quale qualità, eccetera, però comunque sia sono sicuramente belli esteticamente e simpatici ogni tanto per cambiare anche solo momentaneamente il proprio stile. La cosa divertente è che scegliendo questi cinturini in maniera strategica è addirittura possibile non solo cambiare il cinturino, ma cambiare addirittura il colore del quadrante, della cassa dell'Apple Watch, perché abbinati a questi cinturini spesso ci sono anche delle specie di cover che in pratica abbracciano completamente il corpo principale dell'Apple Watch lasciando libero soltanto il display. E quindi viene generato una sorta di rivestimento alternativo di un colore alternativo. Quindi, se per esempio voi siete amanti del rosa come me e ovviamente non potete spendere una cosa come 5.000 euro, adesso non mi ricordo quanto costa la versione dell'Apple Watch Rose Gold, proprio oro rosa, ma oro vero. Anzi, se lo scopro faccio apparire qui in sovraimpressione il vero prezzo. Ma se ogni tanto volete variare il vostro look, magari mettete un abito con il quale sarebbe più intonato questo colore diverso, considerate che non è che ci sia solo questa combinazione tra quadrante e cinturino Rose Gold. Ovvio, io ho preso quella perché potete immaginarvelo, ho già l'iPhone, ho già l'iPad con questo colore, quindi per fare pandan mi sembra ovvio, ma ci sono tantissime varianti, diciamo così, per travestire il vostro Apple Watch e farlo apparire anche solo per un giorno in maniera diversa. Magari vi segnalerò con dei link qui nell'info box in descrizione sotto al video le cose più interessanti e più convenienti che ho trovato su Amazon. Ma passiamo a vedere quindi come funzionano questi accessori per modificare le sembianze del nostro Apple Watch e anche, visto che ci siamo, scopriamo come si fa a cambiare il cinturino, e questa cosa vale per tutti i cinturini, sia per quelli originali Apple, sia per mettere cinturini alternativi di terze parti. Ma partirò prima dal mostrarvi come è possibile cambiare il colore della cassa del vostro Apple Watch, quindi del quadrante. Poi dalla facciata frontale. Ci sono appunto questi accessori in commercio su Amazon a pochissimi euro, quindi sotto i 10 euro, che hanno questa sembianza d'acciaio, ovviamente non è acciaio visto che costano così poco, e sono come delle cover, come le cover che si usano per iPhone, e con la stessa semplicità si possono inserire a stretto contatto con la cassa del vostro Apple Watch. Se volete potete aiutarvi a bloccarla sul vostro quadrante grazie a degli specifici adesivi, biadesivi, che si possono collocare all'interno. Io sinceramente non ne ho fatto uso e per 2 settimane che ho tenuto finora questo accessorio non ho mai avuto il minimo problema, nemmeno facendo doccia, shampoo, eccetera. Come potete vedere, cambiare il cinturino dell'Apple Watch è un'operazione abbastanza semplice perché basta girare l'Apple Watch per poterne visualizzare bene la parte posteriore. Premere il pulsantino che si trova vicino all'allaccio di ognuna delle due estremità del cinturino e, tenendolo premuto, sfilare dai binari la parte metallica che si trova inserita all'interno della cassa dell'Apple Watch. Questo ovviamente per togliere il cinturino precedente. Per inserire il cinturino nuovo basterà fare l'operazione contraria, ovviamente sempre tenendo premuto l'apposito pulsantino sul retro della cassa dell'Apple Watch. E come vedete il gioco è fatto. La cosa bella è che così si può cambiare look a seconda l'occasione, oppure mettere un qualcosa per poter veramente abbinare il proprio dispositivo Apple indossabile anche agli altri dispositivi Apple, come nel mio caso sono tutti Rose Gold. Ed eccolo qui.
Insomma, se domani sera dovessi uscire vestita di rosa e volessi avere una cosa completamente intonata, so come fare. Se questo video vi è piaciuto, ditelo con un pollice in su qui nel riquadro di YouTube, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi gratis a questo canale. Tanto basta un clic qui sotto in fondo a destra sul loghetto di Apple Caffè. Ma attenzione, non basta più essere iscritti a questo canale per poterne ricevere notifica quando viene caricato un nuovo video. Adesso il signor YouTube ha deciso che dovete anche cliccare sulla campanella che vedete in alto a destra, dove vedete la parola iscritto. Se non cliccate sulla campanella non saprete mai quando avremo caricato un nuovo video informativo come questo. Quindi, che tocca fa per campà? Cliccate su sta campanella. Potete trovare le nostre notizie ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, nel nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F e senza accenti. Grazie come sempre per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!